L'idea di portare questa versione di Boris alla Scala nasce da, prima di tutto, la realtà di una nuova edizione critica, uscita da Schott nel 1996. E questo dà la possibilità di studiare quello che fu il primo passaggio da parte dell'autore su un manoscritto perfettamente intonso riprodotto in questa edizione. È di una bellezza, di una modernità allarmante. Io esco ogni giorno dalle prove d'orchestra con una specie di scossa interna, tanto stupisce che un genio di questa portata in quegli anni, parliamo del 1869, avesse l'intuizione del nuovo. Non è un caso che Shostakovich, questo grandissimo autore del Novecento russo, abbia avuto la fascinazione tale da volerla riorchestrare. È un modo per aggiornare la modernità di Mussorgsky. Secondo me, nella sua prima versione, la modernità stessa e la novità del linguaggio racconta tutto da sola.